Buonasera a tutti, benvenuti in un nuovissimo video. Sono tornata, era da un mese e mezzo quasi che non registravo più un video. Mi sembra quasi strano essere qui, però dai, insomma, felice di essere tornata. Mi sono godute le vacanze, mi sono rilassata, cosa che per me era molto importante perché avevo bisogno un po' di staccare da quello che era il canale, i video, un po' tutto. Avevo proprio questa necessità perché con il lungo andare la cosa, devo dire, è leggermente un po' stressante. Quest'anno è stato particolarmente stressante appunto a livello con il canale, il lavoro e tutto, quindi volevo tanto farmi questa vacanza senza social, senza nulla, che insomma ne avevo veramente bisogno. Detto questo, eccoci qui. Oggi io voglio darvi 6 consigli per integrare il vostro guardaroba estivo in questo passaggio di transizione un po' tra l'estate barra autunno. Lo so che fa ancora caldo, però tipo qui da noi non fa più così caldo, come faceva caldo qualche settimana fa. Le temperature si sono un pochino abbassate, al mattino c'è anche bisogno personalmente di mettere un giacchino o qualcosa sopra, quindi volevo appunto darvi questi 6 consigli per utilizzare al meglio, insomma, il vostro guardaroba estivo anche durante il periodo di transizione. Solitamente, quando si avvicina ottobre, io sento un po' la voglia di inserire all'interno del mio guardaroba estivo dei capi, sebbene, ripeto, faccio ancora caldo a fine settembre qui da noi, però sento così la necessità di fare delle piccole modifiche ai miei outfit per far sì che, insomma, gli outfit richiamino un po' più il mood dell'autunno. Prima di cominciare ci tengo a mostrarvi una vestaglia che mi è stata inviata dal brand Sleep & Glow ancora a fine luglio. Poi io sono partita per le vacanze e non ho più registrato video, quindi non c'è più stato modo di mostrarvela. Ci tenevo a farvela vedere perché comunque è un regalo, è un loro regalo che mi hanno inviato e mi hanno lasciato anche dei codici sconto per voi che vi lascio qui sotto in info box. Quindi se vi va, andate a dare un occhio al loro sito dove trovate vestaglie di altri colori, ma trovate anche tantissimi altri articoli. E poi famosissimi sono i loro cuscini che fanno benissimo alla cervicale, e ce l'ho anch'io, me ne avevano inviato 2 anni fa ed è un cuscino che, insomma, continuo ad utilizzare. Quindi se vi fa piacere andate qui sotto, usufruite del codice sconto e noi procediamo con il video. Punto numero 1: mixare i tessuti. Mixare i tessuti è un metodo, secondo me, eccezionale per dare un qualcosina in più al nostro look, per farlo sembrare un look un po' più di tendenza. In questo caso possiamo continuare ad utilizzare i nostri capi estivi, magari appunto abbinandoli a qualcosa che è comunque leggero, ma è un pochino più autunnale. Nel mio caso ho scelto di indossare questi semplici Bermuda in cotone ad abbinarli a questo maglioncino. Anche questo è un semplice maglioncino molto sottile in cotone a righe. Vedete come questi due capi assieme con dei tessuti che comunque sono due tessuti che vanno bene sia per la stagione estiva che per la stagione autunnale, diciamo che insieme stanno veramente, secondo me, molto bene. È un buon sistema appunto quello di mixare i tessuti, come vi dicevo, perché dà quel tocco in più al look. Se pensiamo anche a una semplice magari camicia di lino abbinata magari con un pantalone un po' più elegante dal taglio sartoriale, o comunque tendiamo a mixare, come dicevo prima, dei tessuti che siano un pochino più spessi, ma neanche poi così tanto, assieme a dei tessuti che sono dei tessuti prettamente estivi, come possono essere appunto il cotone e il lino. Vedrete che, insomma, questo farà sì che i vostri look rimarranno comunque freschi, però avranno diciamo quell'impronta, quella direzione verso appunto la fine di settembre. Come vi dicevo prima, qui da noi qualche mattina fa un po' freschino. Anche stamattina io personalmente la prima cosa che piglio al mattino quando ci sono queste giornate qui è la camicia in lino, che tendo a tenere magari aperta sopra un top di una t-shirt e poi andarla
a togliere quando le ore si fanno un po' più calde. Numero 2, i tagli sartoriali. Tendenzialmente d'estate tutti noi tendiamo a abbandonare quei capi che sono un po' più seriosi per lasciare spazio all'interno del nostro guardaroba a capi che sono un po' più sbarazzini, un po' più freschi, quindi vestitini, pantaloncini, pantaloni magari un po' più ampi, con tessuti più leggeri e scivolati. Insomma, l'estate richiama, sapete, un po' quel mood di allegria, quel mood un po' di selvaggio e di freschezza. Quando arriva comunque settembre, per la maggior parte delle persone, settembre è quasi un secondo gennaio, nel senso che è quasi come un po' un nuovo inizio. Si rifà un pochino il punto della situazione, si ricontrolla il nostro guardaroba, si ricontrollano i nostri obiettivi lavorativi. Insomma, diciamo che è un mese un po' di inizio, proprio per questo, per avvicinarci alla stagione lavorativa in un modo un po' più giusto, secondo me è bene reinserire alcuni capi sartoriali, come possono essere un bel paio di pantaloni eleganti, oppure un bel blazer con un bel taglio a scatola, comunque con un taglio un po' maschile, un po' over, o con un taglio anche avvitato, un po' più femminile. Ma comunque sono dei capi che secondo me vanno ad aggiungere al guardaroba estivo un tocco che anche in questo caso vi proietta proprio verso l'autunno. E poi sono dei capi che sono utili, perché sono dei capi eleganti. Sapete che vi dico sempre quanto i contrasti siano belli, quindi abbinare anche un capo elegante, che può essere un pantalone così di questo tipo, magari indossato con una bella t-shirt e anche un paio di sneakers, lo trovo insomma davvero molto carino, ed è un look secondo me sempre molto comfy, attuale e di tendenza. L'autunno, sapete, è un tripudio di colori. Io amo l'autunno, una delle mie stagioni preferite, non tanto per le temperature ma proprio per i colori, perché ci sono dei colori in natura bellissimi. Molto spesso vi ho detto che seguire quelli che sono proprio i colori della natura durante i vari periodi dell'anno è una cosa secondo me molto intelligente da fare per quanto riguarda il nostro guardaroba. Come vi dico sempre, se volete un po' seguire quella che è l'armocromia, tendenzialmente bisogna stare su quei colori che hanno il sottotono che è giusto per il nostro tipo di sottotono di pelle. Quindi se avremo una pelle con un sottotono freddo, sceglieremo colori un po' più freddi, e se avremo una pelle con un sottotono caldo, sceglieremo colori un po' più caldi. Questo non vuol dire che voi non possiate, voi che magari avete una carnagione fredda, che non possiate utilizzare i toni della terra, che sono meravigliosi, perché ricordiamoci che ci sono marroni caldi e ci sono marroni freddi, quindi tutti i colori sono portabili da tutte le persone. La cosa che fa differenza è il sottotono del colore. Questo ci tengo a dirlo, perché a volte sembra che l'armocromia sia un po' troppo, basata su tantissime regole, che è vero, ma anche no, nel senso che secondo me la regolina principale è quella. Poi sicuramente c'è chi si occupa di questo campo e ve lo sa assolutamente spiegare meglio di me. Ma ad ogni modo torniamo a noi e ai nostri colori caldi. Durante l'estate personalmente opto più per tutti quei colori che sono ottici, quindi come il bianco ottico, o comunque quei colori che sono anche pastello, perché mi danno un senso di freschezza. Quando arriva l'autunno però ho bisogno di colori caldi, colori come il color khaki, come il rosso bordeaux, il vinaccia, tutti quei quelli che sono i marroncini, partendo dai beige per arrivare poi che ne so, i color tortora, per passare poi a quello che è il bianco burro, il bianco panna, che è un bianco
più caldo, un bianco sicuramente più adatta a quella che è la stagione autunnale. Ad ogni modo trovo che reintrodurre appunto i colori anche a piccoli tocchi sia insomma una cosa che aiuta tantissimo ad entrare in quella che è la stagione appunto autunnale. Optare per il total denim è secondo me una soluzione molto bella per creare un outfit che sia un po' un outfit che un po' diverso dal solito, un po' meno banale del solito. Il total denim personalmente mi piace molto e se aggiungiamo al total denim degli accessori che siano color cuoio, l'effetto settembre sarà subito dietro l'angolo. Insomma, trovo che il denim stia veramente molto bene con il color cuoio, trovo che stia benissimo con il rosso bordeaux, trovo che stia benissimo anche con il nero. Naturalmente con il color cuoio e con il color rosso bordeaux richiamano ancora di più il mood appunto autunnale. Quindi andare appunto a creare un outfit total denim, magari se fa ancora tanto caldo optate, come nel mio caso, per una gonna midi di quelle in jeans che sono andate tantissimo durante l'estate, ma che sono certa rimarranno anche durante l'autunno perché sono meravigliose anche da indossare con gli stivali. Nel mio caso ho comunque indossato un look fresco adatto alle temperature del periodo, ho mantenuto i piedi delle ciabattine e il look appunto di per sé è un look che è fresco, che quindi non mi va a dare fastidio sulla pelle, ma che comunque ha questi colori ed ha questa sensazione appunto che riporta alla stagione un po' più fredda. Numero 5, stratificare. Per creare degli outfit interessanti possiamo stratificare i nostri capi d'abbigliamento partendo magari da dei capi sotto che siano dei capi leggeri, quindi possiamo partire da una semplice t-shirt in cotone, magari un paio di pantaloncini ed indossare sopra una camicia in lino oppure una camicia in cotone, insomma basta vedere un attimo cosa preferite, anche una camicia in jeans ci sta benissimo, oppure possiamo indossare sopra anche magari un cardigan che non sia troppo pesante ma che sia un po' più leggero adatto alla stagione, lasciarlo magari insomma aperto. Quindi stratificare è un modo che funziona sempre, soprattutto durante le stagioni di transizione, lo sapete, lo facciamo anche con i bambini quando non sappiamo che cosa infilargli addosso perché magari al mattino fa freddo, al pomeriggio fa caldo, stratificare è sempre la soluzione. In ogni caso, come vi dicevo anche prima, in queste mattinate in cui fa un po' più freschino io tendenzialmente tendo ad indossare una camicia di lino aperta che vado poi a togliere intorno alle 10:30-11 del mattino quando le temperature vanno ad alzarsi. Nel mio caso io ho scelto di indossare un body con dei pantaloni bianchi a cui ho infilato sopra appunto la mia camicia in lino, così nel momento in cui arriveranno le temperature un po' più alte verso mezzogiorno potrò tranquillamente togliere la camicia in lino ed avrò comunque sotto un abbigliamento che va bene per le temperature. Sicuramente le scarpe che io preferisco per questa stagione sono le slingback perché sono subito delle scarpe molto eleganti che quindi vanno a dare un tocco di eleganza a qualsiasi look, sia che stiamo indossando un paio di jeans sia che stiamo indossando un paio di pantaloni eleganti o un vestitino. Ad ogni modo un'altra di quelle calzature che secondo me in questo periodo non può mancare è lo stivale. Gli stivali sono andati tanto anche quest'anno, ho visto gente con gli stivali neri in pelle durante l'estate, che sicuramente non è il massimo perché fa tanto caldo, però c'è chi insomma ci sono le persone a cui piace seguire le tendenze anche quando fa caldo, si sentono a loro agio e quindi va benissimo. Ho visto veramente degli outfit quest'estate davvero molto carini di sera con degli stivali insomma e di vestitini. Devo dire che quando vedo una donna soprattutto durante il periodo di
transizione, che indossa un vestitino magari molto floreale o comunque un vestitino anche in tinta unita ma molto fresco e che arriva dal guardaroba estivo abbinato ad un bel paio di stivali in camoscio color cammello, insomma di un colore che sia un colore caldo della terra, mi giro sempre a guardarla, la mia attenzione viene assolutamente catturata perché trovo che questo, oltre a essere un look super modaiolo, sia anche un look molto molto comodo che io stessa quando indosso mi sento super a mio agio, soprattutto quando indosso magari quelli che sono dei vestitini molto ampi, larghi, magari anche a manica lunga per uscire la sera, per una giornata di pioggia, insomma adoro veramente questo tipo di look, questo tipo di outfit, quindi è sicuramente una calzatura che io vi consiglio di reintrodurre. Detto questo, il video è terminato, io spero che insomma le idee outfit anche all'interno del video vi siano piaciute, come sempre vi ringrazio tantissimo, vi invito nuovamente a andare nel sito di Slip & Glow per vedere insomma tutti i loro articoli e soprattutto qui in info box sapete che trovate gli sconti che sono stati lasciati per voi. Vi ringrazio tanto, lasciate un like, mi raccomando interagite, torniamo ad interagire, non mi metterò a rispondere a tutti i messaggi, li ho letti tutti, me ne manca ancora qualcuno, l'unica cosa mi sono proprio dimenticata anche di mettere il cuoricino ai messaggi, purtroppo vabbè perdonatemi, però li ho letti in vacanza e come vi ho detto prima non avevo molta voglia di star lì con i social e non avevo neanche voglia di rispondere, siete stati tutti carinissimi come sempre, io vi ringrazio tanto. Vi prometto che da questo video io vi comincerò a rispondere ai vostri messaggi. Un abbraccio grande e ci vediamo domenica con il prossimo video. Ciao!